La forza elettromotrice oscillante tra A e B descrive una funzione sinusoidale al passare del tempo. All'inizio, infatti, questa FM vale 0 perché la barretta viene lasciata andare da ferma dall'estremo destro. Quindi, partendo da ferma, V uguale 0, non c'è FM. Poi la barretta si sposta verso sinistra. Quindi la sua velocità diventa negativa e la FM diventa positiva, quindi va verso l'alto la FM. Del resto lo capivamo anche perché abbiamo visto prima che quando la barretta va a sinistra, il campo elettrico nasce verso l'alto e quindi nasce nel verso antiorario, quindi una FM positiva. Quindi la FM dal valore 0 all'estremità, barretta all'estremità destra, dal valore 0 si porta a valori positivi per raggiungere il massimo valore di 94 millivolte quando la barretta passa per il centro e va verso sinistra. Poi questa FM si annulla quando la barretta si ferma per un attimo all'estremità sinistra e siamo in questo punto del grafico. Poi la barretta inverte il moto e va a destra. Quando la barretta va a destra, la velocità è positiva, la FM è negativa, infatti la FM va sotto. Negativa e così via, e descrive questo moto oscillante che è un seno. A questo punto il testo del problema dice: tu non sei convinto che il generatore ideato da Luigi possa dare energia per sempre in modo illimitato praticamente, e quindi inserisci una resistenza tra i poli A e B per vedere se questa energia che viene data all'utenza, l'utenza sarebbe la resistenza, effettivamente può essere illimitata oppure no. E il testo chiede di fare un grafico della FEM tra i poli A e B in presenza di resistenza. Mentre con il circuito aperto questa FEM non si smorzava e rimaneva sempre 94 millivolt, le estremità massima e minima, la FEM oscillava fra quei due valori fissi, 94 millivolt. Invece, quando uno inserisce una resistenza qua dentro, la FEM va piano piano smorzandosi e quindi è il grafico rosso che rappresenta un'oscillazione sinusoidale smorzata. Questo quando passa la corrente. Invece quando la corrente non passa abbiamo il grafico nero. Il motivo per cui la forza elettromotrice si smorza si può capire intuitivamente perché quando passa la corrente attraverso la resistenza dissipa energia per effetto Joule. Quindi l'asta perde progressivamente la sua energia meccanica con cui oscillava e piano piano le oscillazioni si smorzano, l'asta si ferma perché la sua energia meccanica si trasforma progressivamente in energia termica, cioè in calore. Questo non accadeva quando il circuito era aperto perché la corrente non passava, I uguale a zero, e quindi non c'era dissipazione per effetto Joule. In quel caso, l'energia meccanica della barretta restava inalterata, non si dissipava in calore e quindi la barretta poteva continuare a oscillare all'infinito, grafico nero. Il problema chiede anche di fare un grafico del moto oscillante della barretta in funzione del tempo. Qui lasciamo scorrere il tempo verso l'alto, la barretta la facciamo partire dall'estremità destra e quindi, in assenza di corrente elettrica, cioè quando la resistenza non viene posta tra A e B, quindi con il circuito aperto, questa barretta oscilla destra-sinistra all'infinito e il grafico è questo qua nero, è l'oscillazione della barretta, quindi il moto x di t, la posizione della barretta al passare del tempo, più A 0 meno A 0, eccolo qua. Invece, quando andiamo a mettere la resistenza, per colpa della perdita di energia per effetto Joule che abbiamo appena detto, il moto della barretta è smorzato, quindi parte da A e poi però oscilla sempre più stretta fino a fermarsi, e quindi il grafico è questo rosso. Oscilla a destra a sinistra, ma poi piano piano si ferma. Qui ho sbagliato, è I diverso da 0. Non confondiamo questo grafico che rappresenta il moto oscillante della barretta, cioè la sua posizione in funzione del tempo, con quest'altro grafico che invece rappresenta la FEM, cioè la DDP in pratica, la differenza di potenziale fra A e B al passare del tempo. Tornando al grafico dell'oscillazione della barretta, c'è anche un altro modo per capire perché la barretta rallenta le oscillazioni e piano piano si ferma.
ed è la presenza di questa forza, che io ho chiamato forza magnetica, che rallenta sempre la barretta perché si oppone alla velocità, quindi agli spostamenti della barretta. Quando la barretta va a sinistra, la forza magnetica la tira a destra, quando la barretta va a destra, la forza magnetica la tira a sinistra. Questa forza magnetica è quella che abbiamo chiamato la forza di Faraday. Infatti, con la resistenza messa, passa la corrente in senso orario se la barretta va a sinistra, in senso anzi, antiorario se la barretta va a sinistra, in senso orario scorre la corrente se la barretta va a destra. E noi sappiamo che un filo percorso dalla corrente elettrica, immerso in un campo B esterno che viene verso di noi, subisce questa forza magnetica che appunto va a destra oppure a sinistra. A destra se la corrente va in alto, a sinistra se la corrente va in basso. Questa forza magnetica si calcola con la formula che abbiamo chiamato di Faraday, il suo valore numerico è ILB perché l'angolo è di 90 gradi tra la corrente e il campo B, e vediamo da questa espressione che in assenza di corrente, cioè quando non c'è la resistenza ma il circuito rimane aperto, quindi la corrente non può passare, allora non c'è neanche questa forza. Non c'è questo freno, questa forza frenante, e questo è il motivo per cui la barretta poteva oscillare all'infinito senza fermarsi mai, senza rallentare, senza smorzare il moto. Se invece la corrente passa, o in senso antiorario, in senso orario, comunque se la corrente passa, allora la forza magnetica c'è ed è responsabile dello smorzamento delle oscillazioni. Quindi abbiamo due modi per interpretare la causa delle oscillazioni smorzate. O la forza magnetica che si comporta da forza frenante, oppure l'energia meccanica della barretta che piano piano si dissipa in calore per effetto Joule. Sia la dissipazione in calore per effetto Joule che la forza frenante possono intervenire soltanto se c'è la resistenza, perché così passa la corrente. In assenza di questa resistenza non c'è né la dissipazione di energia meccanica in calore e neanche c'è questa forza frenante, questa forza magnetica. Un'altra osservazione è che la forza magnetica sembrerebbe fare un lavoro negativo, ma noi sappiamo che la forza magnetica non fa mai lavoro. Infatti, non dimentichiamo che questa forza magnetica in realtà è solo una componente della forza di Lorentz. Era quella componente che avevamo chiamato perpendicolare all'asta. E era la componente che appunto faceva lavoro negativo. L'altra componente era quella che agiva lungo l'asta, la forza di Lorentz parallela, che spingeva le cariche e gli dava velocità di deriva. Quindi era la componente che faceva lavoro motore. Nel complesso, la forza di Lorentz, che è fatta di due componenti parallele e perpendicolare, non fa lavoro. Ora, applicando la legge di Ohm generalizzata al circuito, Fm uguale Ri, R è la resistenza dell'intero circuito, ma in pratica è solo la resistenza che abbiamo applicato noi perché tutto il resto del circuito ha una resistenza nulla, quindi è questa resistenza qui. Applicando la legge di Ohm generalizzata, F uguale R per I, andiamo a sostituire alla corrente elettrica e troviamo questa espressione per la forza magnetica al posto della Fm meno BLV. Facendo i calcoli, troviamo che questa forza magnetica è proporzionale alla velocità con il segno meno. Quindi questo che cosa dimostra? Che è una forza tipo attrito viscoso. Forza magnetica uguale meno un coefficiente d'attrito viscoso, beta, per V. Quindi è come se l'asta si muovesse all'interno di un liquido, tipo di un olio, e quindi oscillando a destra e a sinistra l'attrito viscoso, la forza d'attrito proporzionale alla velocità, e sempre con il segno meno, cioè forza d'attrito che è sempre rivolta nel verso opposto alla velocità, ecco, questa forza d'attrito viscoso rallenta le oscillazioni e perciò l'asta alla fine si ferma. Dunque, la forza, diciamo, magnetica si comporta come se fosse una forza d'attrito viscoso generata da un liquido. L'ultima osservazione su questa forza magnetica è che
abbiamo visto prima, è proporzionale alla corrente elettrica, perciò se passa una corrente elettrica intensa, questa forza magnetica è grande, l'asta si ferma subito. E questo accade quando mettiamo una piccola resistenza, cioè se noi mettiamo qui praticamente un cortocircuito, cioè un filo metallico, la resistenza è quasi zero, passa tantissima corrente e questa grande corrente produce una grande forza frenante. La forza frenante addirittura tende all'infinito. Quindi questa grande forza frenante smorza immediatamente le oscillazioni dell'asta. Se invece noi mettiamo una resistenza grande, di corrente ne passa poca, e passando poca corrente anche la forza frenante è piccola e quindi questa asta farà molte oscillazioni e si smorzerà lentamente.